C'era una volta un uomo di fede e di coraggio chiamato Saturnino. Egli era un vescovo pieno di amore per il suo popolo e per Dio. Si trovava nella città di Tolosa, dove ogni giorno lottava per portare la luce della fede in un mondo ancora immerso nell'oscurità del paganesimo. Saturnino aveva una missione: annunciare il messaggio di pace e di speranza che il Vangelo portava. Con il suo cuore puro e le sue parole piene di forza, riuscì a toccare molti cuori. Le persone che lo ascoltavano sentivano che in lui c'era qualcosa di più grande, qualcosa che cambiava la vita. Ma il cammino non era facile perché molti, legati ai vecchi dei, lo odiavano. Ogni mattina Saturnino camminava per le vie di Tolosa per raggiungere una piccola chiesa vicina al Campidoglio. In quel luogo sacro celebrava i misteri divini e pregava per la salvezza di tutti, anche di coloro che lo osteggiavano. Ma il suo passaggio davanti al grande tempio non passava inosservato. Gli idoli, muti e impotenti, sembravano spegnersi al suo avvicinarsi. Questo turbava i sacerdoti del tempio, che si riunivano ogni giorno chiedendosi cosa stesse accadendo. Un giorno, un uomo del popolo parlò ai sacerdoti. Disse che tutto era colpa di Saturnino, il capo di quella setta che predicava l'unico vero Dio. Fu allora che i capi del tempio decisero di agire. Si sentirono umiliati dal silenzio dei loro dei e pensarono che eliminare Saturnino avrebbe riportato il potere ai loro idoli. Aspettarono il vescovo una mattina quando, come sempre, passava accanto al tempio. Quando lo videro arrivare, lo bloccarono e lo trascinarono dentro. Le loro voci erano piene di rabbia. «Ecco il nemico dei nostri dei!» gridarono. Gli chiesero di inginocchiarsi davanti agli idoli, di riconoscerli come veri. Ma Saturnino, con il volto sereno, rispose con parole che ancora oggi vibrano di forza: «Non posso adorare ciò che non ha vita. I vostri idoli sono solo statue e dietro di esse si nascondono spiriti che vogliono rubarvi l'anima. Io non temo chi si spegne davanti alla luce di un solo cristiano». Quelle parole scatenarono una furia. I sacerdoti non tollerarono quel coraggio. Nella loro collera decisero di legarlo alla coda di un toro, pronto per il sacrificio, e di farlo trascinare per le strade. Speravano che quel supplizio spaventasse i cristiani e li costringesse a tornare ai vecchi dei. Saturnino, con le mani e i piedi legati, fu legato alla bestia. Il toro iniziò a correre, furioso, per le strade della città. Il corpo del santo fu lacerato, ma il suo cuore rimase saldo. Ogni goccia del suo sangue sembrava una preghiera, un seme gettato sulla terra. Le strade che aveva percorso predicando la fede ora si tingevano di rosso e il suo sacrificio diventava un testimone silenzioso ma potente del suo amore per Cristo. Alla fine il suo corpo senza vita fu abbandonato fuori dalle mura della città. I persecutori pensavano che fosse tutto finito, ma due donne piene di pietà raccolsero i suoi resti e li seppellirono con cura. Quella terra divenne un luogo di memoria e di speranza. Saturnino non era più tra loro, ma il suo spirito continuava a vivere nel cuore di chi aveva creduto. Il suo coraggio, la sua fede e il suo amore avevano lasciato un segno che nessuno avrebbe potuto cancellare. E così, quel vescovo che aveva camminato per le strade di Tolosa, affrontando la morte con il sorriso di chi sa di non essere mai solo, divenne un simbolo di fede per tutte le generazioni future.
Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.